Amici di D-Day, abbiamo tra le mani la console di Nvidia, Project Shield, presentata l'altra sera dal CEO di Nvidia direttamente. Ve la mostriamo, è grossa come un controller dell'Xbox e subito emergono due dettagli, soprattutto la parte di controller di gaming con due altoparlanti di qualità nella parte alta stereo, il controller analogico classico, i due joypad analogici, i tasti funzione e il menu per la navigazione di Android nella parte centrale. Perché Android è appunto il sistema operativo che muove questa console con uno schermo da 5 pollici 720p, ovviamente touch. Le dimensioni le vedete, è un controller completo, sul retro ci sono i due trigger, le uscite non sono definitive al momento perché avrà un HDMI e un USB, UEFI integrato e il cuore è il nuovo Tegra 4 di Nvidia, al momento il processore mobile più potente al mondo. La durata della batteria è dalle 5 alle 10 ore si utilizzano i giochi di Android integrato, ma se facciamo streaming da PC, perché questa console può anche mandare in streaming i giochi che arrivano da un PC, la batteria arriva anche a 20 ore continue, quindi possiamo sederci sul divano, richiamare un gioco sul nostro PC tramite Steam, riprodurlo anche wireless o via HDMI su una televisione collegata alla console. Il prezzo non è ancora stato dichiarato, arriverà entro la metà dell'anno, hanno detto verso giugno. Al momento siamo scollegati dalla rete, quindi non vi possiamo far vedere che partono i giochi. Premendo il tasto Nvidia si attiva la parte di Tegra Zone, dove avremo i giochi, la parte di market per comprarli e la parte PC per andare a fare la sincronizzazione con i giochi presenti sul nostro computer che abbiamo magari in camera ma vogliamo giocarci mentre siamo seduti in salotto. Facciamo vedere l'ergonomia, effettivamente è comunque molto, molto leggera. Sembra di avere un piccolo gamepad con lo schermo aggiuntivo. Okay, questo è Project Shield.